Il Gir di Mont nasce negli anni 60. In dialetto premanese significa Giro degli Alpeggi. Infatti i primi organizzatori vollero realizzare un percorso che unisse tutti e 12 gli alpeggi che circondano la Val Varrone e la Val Fraina. Il primo giro di questa corsa è datato 29 luglio 1961. All'epoca la preparazione precaria faceva diventare anche il semplice spostamento tra i vari alpeggi un allenamento paragonabile ai moderni skyrunners. L'abbigliamento, le scarpe e la tipologia di corsa portavano questo sforzo a un livello estremo, praticamente impossibile ai più. Il primo vincitore fu Giambattista Todeschini, con un tempo di 4 ore e 24 minuti. Dal 62 al 65 si susseguono diversi vincitori e venne stabilito il nuovo record di 3 ore e 51 minuti. L'organizzazione della gara venne poi sospesa per oltre 20 anni, per essere ripresa nel 1989. Da lì in avanti sarà un continuo crescendo di popolarità e partecipanti. Dal 2000 il Gir di Mont diventa infatti, anno dopo anno, uno degli appuntamenti più importanti del circuito nazionale e internazionale, tanto da raggiungere la partecipazione di oltre 30 nazioni. La corsa montana sta crescendo molto, ci sono tanti giovani belli e interessanti che stanno correndo forte, ma al di là di quello proprio numeri di giovani che crescono, che corrono. Faccio un piccolo spot che mi piacerebbe, perché da un po' di anni che mio fratello ci battiamo per quello e non solo. Mi piacerebbe un giorno vedere che la nostra disciplina diventi una disciplina olimpica, sarebbe veramente un mio sogno. Secondo me ne abbiamo tutte le credenziali, forse va un po' modificato il form, va un po' capito che tipo di gara fare, una salita discesa, una sola salita, non lo so. Però ci sono degli sport che sinceramente lasciano il tempo che trovano. Le Olimpiadi mi fa un po' sorridere, a volte anche un po' specie che la corsa montana non possa esserci, nell'atletica o in quello che vogliamo, però sarebbe veramente un sogno vedere correre, che ne so, quando è stata a Tokyo sul Monte Fuji una corsa in montagna, quando c'è stata Atene sul Monte Olimpo, a Parigi lo possono fare sul Mont Ventoux, insomma ogni nazione ha delle montagne o anche solo delle colline per fare delle corse in montagna, sarebbe un sogno approdare lì. È un discorso molto lungo e difficile, però sono partito da lontano, però secondo me con tanti giovani così ci potremo arrivare. Ma la competizione internazionale è cresciuta molto, basta dire che negli ultimi dieci anni è arrivata l'Africa, che sta dominando. Oggi, nella gara di oggi di campionato italiano, ha dominato l'Africa, domani sarà difficile anche battere certi africani, perché prima era una competizione più di nicchia, magari europea, nordamericana, qualche asiatica, ma poco, Sud America. E invece adesso è arrivata l'Africa, che lo saprete anche voi, che la fa da padroni nelle sport di endurance. E dunque è cresciuto molto il livello, ma sono contento di questo, perché se vogliamo essere uno sport globale, ambire a sogni più grandi come anche le Olimpiadi, dobbiamo essere globali, tutti i continenti, e il livello è cresciuto molto, sicuramente. Gir di Mont, 32 km. Il percorso parte dal centro del paese di Premana, in Piazza della Chiesa, e scende verso il fondo valle, lungo la mulattiera che porta in località Lavinol. Da qui, oltrepassando il torrente Varrone, ha inizio la prima delle tre salite, che conduce all'Alpe Chiarino, a 1558 metri di quota. La salita continua più dolce sino quasi all'Alpe Barconcelli, per poi iniziare finalmente la prima discesa. Percorrendo la vecchia strada militare per 4 km si arriva al rifugio Varrone, da dove parte il tratto di salita più impegnativo di tutto il percorso e che conduce gli atleti alla bocchetta di Larecce, 2063 metri di quota, con 800 metri di dislivello in poco più di 3 km. Gli ultimi 600 metri di salita portano al Gran Premio della Montagna e ogni anno richiama un pubblico sempre più numeroso a supporto dei corridori. La gara poi prosegue con una discesa altrettanto impegnativa che, attraverso pietraie e un ripido sentiero, in meno di 2 km porta a un dislivello di 700 metri. Raggiunta l'Alpe Rasga, si ricomincia a salire fino all'Alpe Premaniga, 1403 metri, dove la pendenza si fa meno ripida verso l'Alpe Solino, chilometro 25. Un tratto in saliscendi porterà poi gli atleti verso l'ultimo dei 12 alpeggi, l'Alpe dell'Eguaggio, 1690 metri, da dove inizierà la picchiata finale verso il traguardo nella piazza di Premana. First, thank you. I wanted to say thank you all the people of Premana, all of the from the organizer, from the all the sponsor, all from the graphic, all the people of the show. So when I wanted to go to about the race, yeah, you know,
Pramana this course in Pramana race is one of the very nice of the race, and we have the really nice of people from here. I like it too much. I miss too much, really, from my heart. Yeah, so it's when I wanted to say the, about the course, about for the race, yeah, it's not the easy. Yeah, because I know the course. I know for the track of this course. Because I was running this, now it's two times I was with the win this year. So I wanted to say this, thank you again, this thanks. Questo 28esimo Giro di Monte era partito da ieri sera dicendo boh, meglio tenersi la prima parte e venire fuori nella seconda. Stamattina sono partito, solita discesa andare giù e vedevo che stavo bene, ho detto ma sì dai proviamola, tanto è già la terza volta che sono venuto qua. E niente, sapevo cosa andavo incontro, stavo bene, ho visto che niente, cioè, il livello è sempre alto e ci siamo scannati. Sì, sono contento perché il Giro di Monte secondo me è da provare una volta e fare il tempo e gli anni a venire vedere se passando gli anni si migliora o no. Negli ultimi 100 metri non ce n'è di balle, loro appoggiano i piedi verso, cioè mi ha sprintato e sapevo già che andava a finire così. Ho provato a allungare un po' prima dell'inizio dell'ultima discesa per vedere di avere un po' di margine, ma è subito rientrato e niente, siamo venuti giù abbastanza veloci e Pietro appena preso l'asfalto, ciao, è andato. E il team Scarpa festeggia ancora, soprattutto Marco De Gasperi. Medaglia d'argento a Giro di Monte 2022! La stretta di mano, l'abbraccio. Come ci ha detto, il sorriso non si toglie mai dal suo volto. Tutto in penale e ha visto bene, ha visto lontano, quindi... No, non mi aspettavo assolutamente di vincere, sono venuta qui, ho deciso all'ultimo di partecipare, sto preparando gare più lunghe perché ormai io sono diventata veterana e quindi sto allungando un po' le distanze, quindi 32 km in questo momento sono anche veloci per me. Conoscevo il percorso, mi sono divertita e è andata benissimo. Come spesso, soprattutto nelle Sky Race, Sky Marathon, in tante gare è in discesa che si vince la gara, non è la salita piuttosto che le prime due salite. Ecco. Tante volte la gara si decide, soprattutto nel lato delle Sky Race, Sky Marathon, si decide in discesa, perché magari l'arrivo è dopo una discesa di 10 km, che comunque se si sa fare bene si guadagna parecchio, si riesce poi a fare anche la differenza e magari vincere. Sì, ho recuperato la Morigi in discesa, in salita avevo circa un minuto e mezzo di distacco e piano piano in discesa, piano piano più o meno. Per me ho recuperato lo svantaggio. Io ho corso qui nel 2016, ma purtroppo mi ero fermata in cima alla seconda salita. 2018, dopo la seconda maternità, ho corso qui e sono tornata dopo due anni di stop ed è stato bellissimo tornare a correre. Vedere tutti questi bambini, un tifo pazzesco che ti acclamano, è stato veramente emozionante da pelle d'oca. So this is the first time that I've ever run Giro di Monte. I've heard a lot about the race over the years because it's such a famous and special event. And I admit I was a little bit nervous to begin the race because I know that it's very fast and high level. And so I decided to start the race really as sort of as fast as I could go because I'm usually strong in the steep part. So I was able to lead the race for the first two climbs. And then after that, I knew it would be very, very fast. And Lucy and Elisa, they caught me and I couldn't stay with them. But it was great for me, like mentally to work hard, physically to work hard, to try to not lose too much time. And everywhere across the race, there were amazing spectators, like cheering. I learned the word il tifo.
cheering for us. The volunteers were great. So it was just an amazing experience. I can't wait to come back. So before the race, I was honestly thinking that maybe I would be in the top 10 or the top 5 because I know that it's a high-level race, it's really fast, it's maybe not my strength. Usually I run really technical races, so I was scared not to, well, I wasn't scared, but I didn't think that I would do a really good performance. So when on the, you know, after the second climb, I was leading, I was like, oh my gosh, maybe I could stay on the podium. That would be amazing. So it was a big surprise for me and an honor just to be up there with some of the best runners. I think that the most difficult point for me was after, like when we got down from the second climb from the Bocchetta, and I realized that I still had one half of the distance to go, but not so much climb anymore. And for me, I like it when it climbs a lot or goes down steep. But I think so this moment when I thought, I looked at my watch and I thought, oh man, I still have 16 kilometers to go and it will be like this the whole time, and that was really hard for me. Questo Giro di Monte è andato benissimo, non potevo aspettarmi altro, ecco. Anzi, non mi aspettavo di arrivare terzo qui a casa, proprio perché conosco la gente che corre, gli avversari, e c'è sempre un grandissimo livello. E è un risultato che per me vale tutto, nel senso che la gara di casa, c'è la tua gente che ti guarda e hai sempre un po' di paura di dire magari di non andare come vuoi, la tensione, ma oggi devo dire che è andato tutto perfetto, ecco. Ho provato, ho detto oggi io la vado la spacca, è andata bene. Allora, io sulla terza salita siamo restati io e lui, ma è anche un bene perché comunque ci si aiuta, visto che è un tratto molto corribile arrivare a prendere l'ultima discesa. E quindi ci si aiuta e se sei in due meglio, ecco, due o tre. E poi ho detto all'ultima discesa, eravamo lì attaccati, sapevo che comunque il quinto non era lì, non era proprio tanto dietro, allora ho detto qua bisogna provare, dare tutto qua in discesa, visto che sono un buon discesista, ho provato, è andata bene. Giro di monte, giro di monte, non c'è niente da dire. Non importa cosa trovi alla fine di una corsa, l'importante è quello che provi mentre stai correndo.